Carissimi utenti, buongiorno. Qui collegati da Ariano Irpino, precisamente dalla Taverna delle Monache, una struttura storica di Ariano Irpino. La prima gara a circuito con bici da Mundan Bike, short track categoria giovanissimi. Eh, da appunto in questa struttura, una struttura straordinaria, favolosa, spettacolare. Ed ecco appunto i primi che dovrebbero partire: sarebbero la categoria PG. Ed ecco che si parte, davvero un pubblico numeroso che sta assistendo a questa gara. Quello che si vuole mettere in evidenza, ricordiamo che l'evento sportivo è organizzato soprattutto da Pedale Arianese in sinergia con Image de Help, Bimor Eccellenza per il sociale, con il patrocinio gratuito del Comune di Ariano Irpino e anche il CONI poi il soggetto che fa da ciliegina sulla torta un'occasione per socializzare non solo facendo sport ma attraverso questa manifestazione i bambini possono crescere e maturare nel tempo eh, ricordiamo che in effetti l'obiettivo lo scopo principale da parte di tre soggetti ricordiamo i the help Bimor more eccellenze per il sociale pedale arianese è quello di eh, riuscire a eh, sfruttare tutti gli spazi esterni eh, della taverna delle monache una struttura storica per eccellenza e qui questi spazi saranno utilizzati a favore dello sport e secondo appunto eh, quanto ci hanno riferito le fonti dell'organizzazione il circuito che vedrete non sarà smontato ma sarà praticamente disponibile per eh, gli sportivi locali, e in questo momento stiamo assistendo come potete vincere dalle immagini alla categoria PG, eh, dove si esibiscono quasi tutti. Ecco, vedete anche il momento del traguardo, sia della partenza che del traguardo. Una kermesse sportiva che ha coinvolto moltissimi giovani, moltissimi giovani che hanno voglia di fare sport in mountain bike. E questo sport ultimamente sta ottenendo davvero successo eh, la mountain bike, la bici, ma soprattutto la mountain bike sta col tempo ottenendo un ulteriore passo in avanti. E questo passo in avanti c'è perché vediamo che soprattutto i giovani eh, vengono attratti dalla mountain bike, ma non solo, ma eh, da come si vince anche dall'anteprima nelle interviste che poi vedrete. In realtà eh, i giovani... Amano la mountain bike perché percorrono non la strada ma dei prati verdi come si vince dalle immagini. Qui inizia il G1. Guardiamo i partecipanti: Franco Contaldi del team Andrea Esposito, Scarfato Giuseppe del team Giuseppe Bike, Lorusso Mattia Andrea Bike, Esposito Luigi Federal, team Bike, Caldarone Vincenzo, Andrea Bike, Manuel Granozio, amici, super ski. E poi abbiamo Guastafiero Alessandro. Team Andrea Esposito, ecco in azione in questo momento eh, già c'è concorrenza tra Franco Contaldi della Team Andrea Esposito, Giuseppe Scarfato della Team Giuseppe Bike, Mattia Russo di Andrea Bike in azione proprio in questo momento Giuseppe eh, Scarfato, ma poi viene attenzione, c'è un uh, c'è un c'è un, uh, un superamento in corsa e quindi eh, mentre prima Giuseppe Scarfato in prima posizione Franco Contaldi lo ha superato, e qui abbiamo Franco Contaldi che adesso detiene il titolo di prima posizione, seguito sempre da Giuseppe Scarfato, ricordiamo Franco Contaldi della team Andrea Esposito e Giuseppe Scarfato, team Giuseppe Bike, segue adesso Mattiello Russo di Andrea Bike, ma nelle retrovie ci sono Luigi Esposito della uh, federal team Bike, Genovese Fabrizio di Amici Super Ski, e poi abbiamo Di Monte Corvino Pugliano, Granozio Manuel... Guassafierro di Andrea Esposito uh, team Andrea Esposito in azione in questo momento Franco Contaldi. Vedete nelle immagini. Eccolo le immagini Franco Contaldi che continua, ma mentre lo segue. molto a ritmo costante, Giuseppe Scarfato della team Giuseppe Bike. Segue ancora Matteo Dorusso. Molto bene. Ecco le immagini. Luigi Esposito di uh, Federal Team Bike. Poi la volta di Fabrizio Genovese. di amici super. Uh, e in pro poi abbiamo Vincenzo Caldarone Andrea Bike e la lotta adesso continua ecco le immagini di Giuseppe Scarfato che continua a proseguire seguito da Mattia Lorusso ecco che Franco Contaldi però continua a detenere il primato ecco le immagini di Luigi Esposito della Federal Team Bike e intanto c'è l'avanzata di Franco Contaldi della team, del team Andrea Esposito che potrebbe vincere questa gara una gara che è comunque è molto competitiva lo segue poi giuseppe scarfato della team giuseppe bike nelle immagini ed ecco che stiamo assistendo ad una gara molto equilibrata ed ecco le immagini di giuseppe scarfato della team giuseppe bike nelle retrovie si procede molto bene con Genovese Fabrizio, Vincenzo Caldarone, Granozio Manuel e Guassafirro Alessandro. Ed ecco che si fa convincente ancora Contaldi. Contaldi vince Franco Contaldi della team Andrea Esposito, Giuseppe Scarfato della team Giuseppe Bike, secondo, terzo Mattia Lorusso, di Andrea Bike, ottima la sua prestazione. Poi è la volta di Luigi Esposito. Si parte con il G2 e si parte con i seguenti partecipanti: Mario Graziano della Federal Team Bike, Gambardella Giacomo. Amici super schifo, gianattasio Domenica. Amici super ski giulo Antonio. Team Giuseppe Bike, Giuseppe Moschetta. Andrea Bike, Carmine Cavallaro. Eh, Team Bike Vesuvio Aurema Carmine, Team Andrea Esposito. In questo momento in azione Mario Graziano della Federal Team Bike, in prima posizione lo segue Giacomo Gambardella di Amici Superschi e Gianattasio Domenico di Amici Superschi. Ricordiamo la società sportiva eh, di eh, Montecorvino Pugliano eh, nelle retrovie abbiamo Antonio Gargiulo Team Giuseppe Bike, Giuseppe Moschetta, Andrea Bike, Carmine Cavallaro, Team Bike Vesuvio Aurema Carmine. Team Andrea Esposito. Tutte le immagini per poter alla fine riuscire soprattutto ad effettuare una prestazione qualitativa, eh, un circuito che lo permette, un circuito che è molto pianeggiante ma anche un circuito molto pulito, quindi non ci sono in realtà problemi di, durante il percorso, ostacoli e quindi si continua ad avanzare il passo e il ritmo da parte dei biker che continuano ad accelerare il loro ritmo ed ecco nelle immagini appunto Mario Graziano seguito da Giacomo Gambardella ecco vediamo che la gara si fa sempre più dura e competitiva ma soprattutto è una gara molto rapida, veloce nelle immagini c'è una forte competizione ed ecco appunto in questo momento a mario graziano della federal team bike giacomo gambardella amici super ski e domenico giannattasi amici super ski, ski segue anche antonio gargiulo del team giuseppe bike ecco ancora in azione i biker anche nelle retrovie che riescono ad accelerare il ritmo, ed ecco che qui vedete c'è una forte competizione, come si vince dalle immagini: uno sprint prima di giungere al traguardo, c'è l'avanzata. Ricordo di Mario Graziano della Federal Team Bike, seguito da Giacomo Gambardella di Amici Super Superski e Domenico Gianattasio amici super ski un'avanzata che sembra quasi produrre effetti positivi considerando anche il ritmo di gara ben sostenuto quindi i biker stanno effettuando davvero una prestazione qualitativa tante la società partecipanti ma soprattutto tanti gli atleti partecipanti e intanto Vediamo appunto che a momenti dovrebbero tagliare il traguardo. Ecco appunto nelle immagini Mario Graziano della Federal Team Bike, abbiamo Giacomo Gambardella, poi Domenico Giannattasio, segue Antonio Gargiulo. Sono tutti in azione per poter cercare di mantenere il passo al primo in prima posizione. Vediamo come si evolve la gara. Con una gara che vede Mario Graziano della Federal Team Bike in prima posizione, seguito però da due biker di amici superski molto in forma che lo stanno seguendo costantemente e quindi stanno cercando di mantenere il passo. Il ritmo di gara anche nelle ritrovie si va molto bene con Antonio Cargiulo di Team Giuseppe Bike, uh, Giuseppe Moschetta Andrea Bike, Carmine Cavallaro del Team Bike Vesuvio e Aurema Carmine della Team Andrea Esposito, tutti per poter riuscire alla fine a tagliare il traguardo. Ed ecco Antonio Gargiulo Antonio Gargiulo del team Giuseppe Bike, lo segue Giuseppe Moschetta dell'Andrea Bike, poi la volta di Carmine Cavallaro di Team Bike Vesuvio e infine di Carmine Auremma, scusatemi, di Andrea del Team Andrea Esposito. Intanto c'è un'avanzata in nel gruppo di testa laddove appunto c'è Mario Graziano in prima posizione della Federal Team Bike siamo, stiamo raggiungendo quasi ormai i ritmi conclusivi di una gara che è stata molto emozionante sotto il profilo tecnico ed ecco nelle immagini Mario Graziano in prima posizione seguito da Giacomo Gambardella di Amici Superski e da Domenico Giannattasio gli amici super ski ricordiamo mario graziano della federal società sportiva federal team bike e intanto siamo agli sgoccioli di questa gara siamo vediamo come termina come terminerà eh, una destinazione mh, ricordiamo che il pubblico partecipante è numeroso che assiste alla gara, come potete vincere dalle immagini, grosso successo della Kermes Sportiva, e qui ad Ariadna Irpino, davvero un successo straordinario e spettacolare, che ha visto protagonista, protagonisti, tantissimi atleti, ed ecco che vince, vince Mario Graziano, della Federal Team Bike, poi giungeva al secondo posto, si ferma Giacomo Gambardella di Amici Super di Montecorvino Pugliano. Poi abbiamo Domenico Giannattasio, Amici Super Schi. Seguirà poi Antonio Gargiulo di Team Giuseppe Bike. Giuseppe Moschetta, Andrea Bike. Carmine Cavallaro, Team Bike Vesuvio. Carmine Aurema, Team Andrea Esposito. Inizia il G3 per partire, partono sempre prime, prim, per prima le donne, poi si segue con Gabriele Massaro di Andrea Bike, Mattia Muraia ed ecco la partenza di Andrea Bike, Domenico Maio di Andrea Bike, Giovanni Di Lorenzo di Giuseppe, Team Giuseppe Bike, Bossone, Giorgio Daniele della Federal Team Bike, Vitiello Pasquale di... Uh, Andrea team Andrea Sposito. Ecco le immagini anche dell'altro percorso che è sopra e adesso man mano che eh, si alza l'età delle categorie. Si vede ed ecco nelle immagini appunto, i biker proseguire, anche eh, nel percorso inferiore che si trova, diciamo nella parte inferiore. Ed ecco nelle immagini che in questo momento eh, si trova in prima posizione Gabriele Massaro di Andrea Bacca segue Mattia Muraglia di Andrea Bike, poi domenico maglio di Andrea Bike nelle prime tre posizioni vediamo adesso come si svolgerà la gara sempre le immagini dall'alto come si vince dalle immagini eh, dove vediamo un biker proseguire il, la sua iniziativa ed ecco appunto nelle immagini Gabriele Massaro ecco le immagini Gabriele Massaro Mattia muraglia e domenico maglio di Andrea Baik poi abbiamo appunto eh, Bossone che però si fa seguire da Di Lorenzo Giovanni del team Giuseppe Bike. Poi alla fine Pasquale Vitiello del team Andrea Esposito. Eh, intanto si continua a percorrere il percorso di Ariane Il Pino. Ricordiamo: si prosegue, carissimi utenti. Abbiamo visto quindi l'altro percorso anche dall'alto. Ed ecco che si continua con Gabriele Massalo di Andrea Bike, i tre biker di Andrea Bike sono in prime posizioni con Mattia Muraia e Domenico Maio che poi ascolteremo le loro impressioni durante il post gara. Intanto adesso vedete che si sale, quindi eh, si sale per andare all'altro percorso superiore, un percorso si procede anche nelle retrovie come si vince dalle immagini dove c'è un impegno assoluto e intanto poi si scende anche sull'altro versante e quindi si continua con una competizione forte nella, nelle prime posizioni dove il pubblico vedete, assiste con attenzione alla gara. Ed ecco che il pubblico davvero con grande interesse e attenzione segue la gara mentre bikers continuano a percorrere il percorso grande attenzione e ricordiamo che ed ecco l'altro percorso si sale vedete ci sono le salite dove i biker devono avere più energia devono mostrare più impegno anche diligenza tecnica ed ecco che siamo al traguardo Gabriele Massaro e è... vince questa gara di Andrea Bike seguito da Mattia Muraia terzo Domenico Maglio quarto Giovanni di Lora Lorenzo scusatemi di Giuseppe Team Giuseppe Biker Bossone Giorgio Daniele Federal Team Bike e Vitiello Pasquale del team Andrea Esposito quindi gli atleti sono giunti al traguardo con la vittoria di Gabriele Massaro di Andrea Bacchia diciamo che la società sportiva Andrea Bacchia in questo caso per il gruppo G3 eh, si conferma squadra vincente con tre atleti in, nelle prime tre posizioni adesso vediamo il gruppo 4 Carissimi utenti, parte la G4, i partecipanti Matteo Piccolo di Amici Super Ski di Montecorvino Pugliano, Leo Gabriele di, del Team Andrea Esposito, Dauria Lorenzo del Team Andrea Esposito, Cotarella Mattia del Team Andrea Esposito, Mario Amelia di Federal Team Bike e Domenica Cera della Federal Team Bike. Ecco in azione Matteo Piccolo che in realtà subito parte in quarta, vedete l'altro... Percorso uh, superiore eh, che si avvia verso in pratica al um, si avvia verso diciamo cercando di raggiungere di distaccare gli altri concorrenti. Eh, Matteo Piccolo subito in volata, intanto poi dietro le quinte abbiamo Mattia Coccolato. Cotarella, Amelia Mario, Acerro Domenico, eh, rispettivamente il team Andrea Esposito, Federal Team Bike e Federal Team Bike. Eh, in azione adesso vediamo in discesa il funzionamento eh, della gara eh, e ci aspettiamo davvero una gara molto. Ed ecco in questo momento il pubblico continua ad esistere. Vedete Matteo Piccolo. Ricordo che c'è sempre una donna in partenza che parte 30 secondi o un minuto dopo. È una donna in quel momento che partecipa come donna, quindi come concorrente donna. Matteo Piccolo tra gli uomini è, il primo, è in prima posizione con amici super ski di Montecorvino Corvino Pugliano in provincia di Salerno. Segue Gabriele Leo del team Andrea Esposito, poi Lorenzo Dauria del team Andrea Esposito, poi abbiamo Mattia Cotarella del team Andrea Esposito, Mario Amelia di Federal Team Bike e infine eh, abbiamo anche Domenico Acerra. Della Federal Team Bike. Ecco appunto Matteo Piccolo, davvero eh, cerca di allungare il tempo cronologico eh, e anche in curva mostra le sue qualità vincenti e convincenti in questa gara. Eh, davvero, diciamo, è molto determinante. Eh, il biker che adesso sale. Ed ecco, ed ecco che sale Matteo Piccolo di Amici Super Schi di Monte Corvino Pugliano che continua la sua corsa verso il traguardo, seguito dalla biker Donna che continua anche lei ad essere determinante in corsa. Uh, assistiamo adesso al, ai biker in salita: uh, sono i concorrenti Gabriele Leo e Lorenzo Dauria rispettivamente il team Andrea Esposito, tutti e due. Uh, segue appunto Mattia Cotarella del team Andrea Esposito e poi dietro di lui Mario Amelia della Federal Team Bike e Domenica Cella della Federal Team Bike davvero una gara molto interessante sotto l'aspetto tecnico che coinvolge anche il pubblico vedete che stanno assistendo con attenzione praticamente questa gara e in realtà mettendo in evidenza vedete Domenica Cerra in questo momento della Federal Team Bike in azione e si procede con uh, con grande interesse, vediamo lo sviluppo di questa gara. Con eh, poi ci sarà sicuramente l'arrivo con Matteo Piccolo in, in prima posizione. Ecco che torna a salire. Matteo Piccolo in pole position in questo momento, molto bravo, determinante. Che eh, riesce a salire con molta facilità. Impiega tutte le sue forze e le sue energie. Come si vince dalle immagini. Segue appunto Gabriele Leo del team Andrea Esposito nonché Lorenzo Daurea del team Andrea Esposito nelle immagini che continuano a cercare di raggiungere Matteo Piccolo. Ma sarà un po' difficile, ma non perché diciamo c'è una concorrenza minore, ma perché Matteo Piccolo ci sta impiegando tutte le forze e le energie necessarie per poter eh, in un certo senso riuscire. Eh, abbiamo visto Lorenzo Daurea del team Andrea Esposito adesso raggiungiamo il traguardo per vedere la volata finale ecco le immagini di Matteo Piccolo di Amici Super Ski società sportiva di Monte Corvino Pugliano che è una società sportiva ben organizzata vedete la curva e riesce di nuovo a lanciarsi in avanti per mantenere costante il suo ritmo mentre gli altri biker cercano di raggiungerlo e a quanto pare siamo nell'ultimo sprint finale da parte di Matteo Piccolo che dovrebbe tagliare il traguardo ecco le immagini poi dietro di lui c'è appunto Gabriele Leo dei, uh, del team Andrea Esposito e uh, Lorenzo Daulia del team Andrea Esposito che continuano a seguire il ritmo ecco Matteo Piccolo nelle immagini vediamo la determinazione e adesso a quanto pare, Matteo Piccolo si avvia al traguardo per la volata finale. Davvero una gara spettacolare, questa della G4. Ed ecco che vediamo cosa succede in questo caso. Matteo Piccolo vince questa gara della G4 qui ad Arena Irpino la prima gara che, della Kermess Sportiva vince questa gara davvero e poi segue Gabriele Leo del team Andrea Esposito taglia il traguardo Gabriele Leo è la volta di Lorenzo Dauria. Che sta per arrivare al traguardo. Quindi ecco Lorenzo Dauria pertanto, eh, il team Andrea Sposito. Andrea, team Andrea, e poi anche Mattia Cotarella. Quindi. Alla fine, il team Andrea Esposito. Riesce a carissimi utenti. Si parte per la G5. Uh, ed ecco tra poco si partirà vediamo che succederà in questa gara eh, che tutti attendevano Una. comunque finora le gare sono andate molto bene organizzazione impeccabile ed ecco che si parte si parte in gruppo e si avanza, già si lancia Cristian Baratta Cristian Baratta della Mici Super Ski di Montecorvino Pugliano che si lancia subito in avanti e vi trascina tutto il gruppo ma subito distanza il secondo suo concorrente almeno di 10 metri e si lancia in avanti, ecco nell'immagine ancora Christian Baratta ed ecco che avanza Christian Baratta nelle immagini mantenendo sempre un ritmo costante di gara per poter distaccare gli avversari. Di nuovo in azione, siamo sempre qui collegati, Dariano Irpino per la KMS sportiva, siamo al G5 che gareggia in questo caso, e intanto ecco le immagini, Cristian Baratta, che distanzia di molto Cristian Santanillo della Federal Team Bike e Michele Russo di Team Eurobike, nonché Gennaro Cibelli della Federal Team Bike. C'è una curva, poi subito ci si mette in gareggiata per poter essere di nuovo in prima posizione. Ecco le immagini. Christian Baratta che avanza con determinazione, ma aumenta il suo ritmo di velocità. Sale, c'è la salita poi attraverso i boschi. Prosegue poi dietro di lui Christian Santanilo di Federal Team Bike e Lo Russo Michele, ricordiamo di Team Eurobike. E poi scende Christian Baratta nelle immagini in azione ma comunque gli altri non uh, mollano il colpo per poter riuscire a battere ad arrivare a raggiungere il baratta il, che continua a velocizzare il suo ritmo di gara ancora Baratta in azione, Cristian Baratta ricordiamo di Amici Superski di Monte Corvino Pugliano e c'è appunto dietro di lui Santanello che è molto determinato, abbiamo anche lo Russo che non molla il passo e Scibelli e intanto eccolo le immagini ancora lui, Cristian Baratta di Amici Superski anche nelle retrovie ecco le immagini santanillo Poi abbiamo eccoci belli nelle immagini della federal team bike lo russo Michele abbiamo visto anche del team Eurobike. Ed ecco che Cristian Baratta in azione, prosegue i suoi ritmi di nuovo in azione. In gioco Sant'Aniello in questo momento cerca di mantenere il ritmo e il passo. A Cristian Baratta, ricordiamo Sant'Aniello di Federati Bike. I biker non mollano in questa salita. tutti, Tutte le categorie non hanno mollato. Ed ecco Cristian Baratta, per me si avvia verso il traguardo per vincere questa questa gara Ancora lui Cristian Baratta nelle immagini, siamo appunto agli ultimi minuti. Siamo agli sgoccioli di una gara che è stata molto interessante da un punto di vista tecnico e non lascia ancora Cristian Baratta nelle immagini, prosegue con determinazione, oramai suona la campanella per, eh, per vincere questa gara molto interessante, ci avviamo verso il traguardo. Ed ecco che penso che siamo ormai alle conclusioni. Cristian Baratta vince questa gara della G5, seconda posizione per Cristian Santanillo, terzo per Michele Russo di Team Eurobike, Cristian Santanillo Federal Team Bike e Cibeli Gennaro Federal Team Bike. Quindi finisce la G5.